Salve a tutti figlioli e ben ritrovati, io sono Dave e questo è l'episodio numero 20 di Conan. E dopo aver fatto le peggio stragi nella cittadella maledetta, siamo finalmente ritornati a casuccia. E ora direi che dopo tutto quel marasma di mostri, scheletri, demoni e tutto quello che c'era lì in mezzo, direi facciamoci qualche bel episodio tranquillo a costruire un pochettino. Ma prima di tutto dobbiamo modificare un pochettino i nostri attributi, quindi direi di portarli tutti in trasporto. Eccolo qui. Ok, così possiamo immagazzinare davvero tantissimo materiale. Guardate quanta roba. Ottimo. Allora, come abbiamo detto nell'episodio numero 17, se non ricordo male, dobbiamo continuare a fare questa costruzione qui che avevo incominciato da solo. Perché scatta così? Salve ballerine, voi continuate sempre. Brave, bravucce, ormai non si trasformano più in ballerini. Questo è già un grande successo. Allora, facciamo questa torre e poi mi è venuta già in mente un'altra idea, ossia vorrei replicare quella piccola torre che è presente nel video di Conan. Quello che veniva completamente distrutto. Ma non andiamo troppo in là, incominciamo a fare i nostri lavori in questa struttura. Allora, proviamo a sistemare una, vediamo un pochettino dove siamo. Mannaggia. Sì, direi, mettiamo un pilar qui, vediamo se riusciamo a mettere... Ok, perfetto. Così mettiamo uno spuntone lì. Così. Perfetto. Uno anche qua, ok. Uno qui, ok. E poi rimane l'ultimo che dovrebbe essere questo qui. Ora dovremmo riuscire a mettere le pareti in questo... Ma... Porca miseria, perché me le fa mettere sotto? Così. Ok. Non voglio mettere nessuna finestra, deve essere tutto buio e scuro. Così, molto bene. L'entrata direi che possiamo farla da quella parte lì, quindi mi devo ricordare di mettere la porta, perché se no mi chiudo di nuovo dentro, lo so già. Ok, qua invece dovremo poi salire sopra. Mannaggia, ste pareti si vanno ad ancorare praticamente ad ogni cosa. Ci impiego mezz'ora ad azzeccare la posizione. Ok. Ok, dobbiamo trovarci il modo per costruire sopra questa roccia. Vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Direi così dovrebbe andare bene. Ok, mettiamo un pilar in modo che si possa appoggiare la struttura. Continuiamo con... dentro il muro. Benissimo, sì, mi piace. Dentro il muro mi piace, sì. Così. Ok, direi facciamo ancora altre scale. Così. Ok. Sì, dai, diciamo che non fa troppo schifo. Vediamo un pochettino che cosa esce. Mettiamo magari... un altro pilastro anche qua sotto, fammelo mettere, ok, perfetto. Altri pilastri anche qui, ok. Un soffitto ancora lì, ok. Da qua facciamo, da lì poi facciamo partire altre scale. Vediamo un pochettino come va. Sono andato un pochettino troppo a destra, però. Mannaccia, mannaccia. Non era proprio quello che volevo, ma va bene, dai. Ok, le scale sono alla perfezione, direi. Ah, mettiamo la doppia, sì, non risparmiamoci. Ok, direi che siamo stati davvero tanto, tanto fortunati. Guardate come siamo arrivati veramente a filo di questa roccia. Però leggermente più bassi di questa. Va bene, pazienza. Allora, guardate adesso che non possiamo posizionare a questa altezza nessuna foundation. Quindi vediamo un pochettino di fare in questo modo qui. Fa un po' schifo così. No, così non va bene. Allora. Proviamo in questo modo. Guardate un po'. Thank you.
Ok, ce la siamo cavata in questo modo. Direi che tutto sommato è uscito decisamente un lavoro bello pulito pulito. Guardate che bella roba. Siamo quasi all'altezza della mano. Adesso quasi quasi ci farei anche un collegamento qua sopra. Sì, bello bello bello. Me piace. Guardate che figa la scala. Il triangolo inclinato ci ha dato proprio l'inclinazione perfetta per connetterci alla statua a forma di mano. Molto bene. Ed ecco qua il nostro risultato. Dai, non è malaccio, non è malaccio. Guardate che carino. Allora, mettiamo questi qui, così. Mettiamo dei bei pilastri, ci facciamo questa passerella, che non è una passerella, ma serve a dare una forma un po' diversa alla struttura, perché altrimenti è tutta lineare e segue solo la montagna e non sarebbe bello. Ok, speriamo di arrivare fin giù, vediamo. No. Ok, dobbiamo scendere per mettere l'ultimo. Benissimo. Guardate quanto è alta. Ok, chiudiamola. Ok, così. Bene, questo qua è il risultato. Dai, carino. Ok, mettiamo le scale per avere un comodo accesso. Ok, questa è una parte posteriore. Ok, allora direi, visto che non mi piace vedere le colonne così, chiudiamo tutto. Ok, facciamo la parte un po' inclinata così, giusto per non avere sempre tutto squadrato. Quindi facciamo così. Bello inclinato. E anche perché mi rimane un piccolo difettuccio nell'angolino lì. Là. Ok. Vediamo un pochettino. Dai, non è bruttissimo. Facciamo una seconda passerella sopra l'altra passerella, così ci possiamo connettere alla parte soprastante della struttura. Eccola qua. Dai, tutto sommato ha una linea abbastanza pulita, mi piace, mi piace. Ok, facciamoci una passeggiatina qui, guardate che carino il ponticello, ok. Bene. Ci costruiamo la parte rotonda finale, guardate che carino. Sì, 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 ci sta, ci sta. Mettiamo magari una bella scala in modo da poterci connettere al piano superiore, guardate così. Ok. Dobbiamo cercare di connettere un pochettino di più la zona. Sì. Ok, abbiamo messo queste pence, abbiamo dato anche la parte finale un po' arrotondata, abbiamo messo la scala così, guardate com'è bello integrato così, mi piace. Sì, sì. Chiudiamo un pochettino con i muri. Veloce, veloce. Muri della casa. E questa è la nostra parte posteriore dell'abitazione. Eccola qui, ci facciamo anche una seconda entrata, perché voglio avere un sacco di entrate. Perché no? Ok, e questo è il nostro risultato. Non è concluso, ma direi che siamo già a un bel punto. Il piano superiore, questa zona qui, la lasciamo aperta perché faremo un piccolo attico. Beh, chiamalo piccolo, mica tanto piccolo. E guardate che panorama. Molto, molto bene. Già, già.
per questo episodio, ragazzi, possiamo concludere qui. Credo che abbiamo visto abbastanza. Ovviamente lo andremo a concludere nel prossimo episodio. Mi raccomando, non mancate. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like. E noi ci vediamo al prossimo episodio. A domani. Ciao a tutti.